Sera ragazzi, io sono Dav. Oggi ragazzi siamo qui nuovamente su Dead by the Light. Quindi ragazzi, come potete vedere, hanno fatto un aggiornamento. Infatti ora c'è l'aggiornamento di Natale, l'hanno fatto proprio oggi, ed è una grandissima figata perché c'è la neve. Per prima cosa mi devo scusare se negli ultimi giorni non ho fatto uscire video, ma non avevo assolutamente voglia. E ragazzi, ho potenziato tantissimo la strega e ho ottenuto tutti i suoi perk. Allora abbiamo Maledizione Rovina, che quando una persona farà uno skill check, al posto di andare avanti, anzi la barra del generatore diminuirà. Poi abbiamo la maledizione Divora Speranza, che quando un sopravvissuto viene salvato dal gancio, io ottengo un token, e a 5 token potrò utilizzare Memento Mori e one shottare tutti. E poi c'è il terzo perk, che si chiama il terzo sigillo, che blocco la lettura dell'aura a tutti i sopravvissuti, ed è un perk che onestamente non mi piace molto. Allora, innanzitutto ho 32.000 punti, quindi dopo ci potenzieremo. E ragazzi, siccome molti di voi hanno detto: cavolo Dav, mi piace tantissimo questo mostro, perché non fai un altro video con questa creatura? Bene, quindi oggi faremo delle partite con questa strega, e a fine episodio, con tutti i punti che avremo raccimolato, saliremo di livello. Allora ragazzi, questa mappa qua non è molto buona per la strega, perché ci sono troppi spazi aperti. Io metto uno schifo per terra, perché almeno potremmo un attimo coprire questo totem. E ragazzi, questo fine settimana, anzi da ieri poi, c'è il fine settimana gratuito per giocare a questo gioco. Quindi probabilmente troveremo tanti nabbi, perché c'è gente che magari non ha mai giocato e che vuole solamente provare il gioco, ma non sa che ha contro Dav. Mi hanno visto? Ehi, prendi questo. Ok, fortunatamente quella Nia e Nab ha buttato giù il copertone senza salvaguardare la povera vista qui, e fanculo. Ok, la cosa bella di giocare contro questi nabbi è che ci sono free farm praticamente. E ragazzi, in caso vogliate giocare con me questo fine settimana, ne avete l'occasione. In caso non avete i soldi per comprare il gioco, e magari se avete un PC decente, perché tanto non è che devi avere un PC della Madonna per riuscire... Oh, porca troia, cosa stavi facendo? Non devi avere un PC della Madonna per riuscire a far girare questo gioco. Io ragazzi sono al livello 20, come avete visto, e non ho ancora... come si dice, ho trovato l'anti-wiggle, esattamente come su Michael Myers. Se non riesco a trovarlo, porca troia. E secondo me hanno migliorato leggermente la grafica, che mi sembra più carina. Non so se è vero, ma ok. Forse la mappa? Possibile. Quel tizio si sta liberando da solo, vai a pirla. Ok ragazzi, io lo lascio lì, perché tanto posso teletrasportarmi quando voglio. E qua c'è una zucca di Halloween. Ok, mettiamo una bellissima trappola nell'uscio. L'uscio è aperto e non posso continuare, perché la versione che dico io è un po' volgare. Magari... cosa fai tu? Amica mia, che cosa stai facendo? Ma... ok, non ho ben capito che cosa stesse facendo questa Nia. Vabbè, finché troviamo nabbi così... nabbi? Così nabbosi, va bene, perché sono punti infiniti. Quindi ragazzi, probabilmente uno di questi giorni farò una live, quindi ve la spoilerò sta cosa, perché ho voglia di giocare un po' a The Binding of Isaac. The Binding of Isaac, che cazzo sto dicendo, che penso ad altro. A Dead by the Light in live, quindi ci sta. Ah ragazzi, che cazzo sta facendo quella tizia? Ma cosa stai facendo tu? Cosa stai facendo? Prendi questo, bitch. Ok. Ma siete diventati tutti nabbi. Ma che cazzo. Allora, c'è sta tizia qui che si cura a fianco a me. Ma te non sei intelligente. Poi magari hanno la scusa: ho appena acquistato il gioco, sono nabbo. Magari poi hanno 2000 ore su questo gioco. Porca troia. Qua io non sto neanche camperando, perché tanto non serve camperare contro sti nabbi. Ok, mettiamo una bellissima trappola sotto i piedi di questo tizio. Intanto andiamo a controllare quell'altro uomo incredibile, perché poverino. Ok, quell'altro che cosa sta facendo? Sta smontando i ganci, ma non sono normali questi. Vabbè ragazzi, quindi a breve ragazzi su questo canale uscirà un video molto particolare, perché lo voglio editare veramente tanto e sto solamente aspettando il momento giusto per farlo uscire. Quindi a breve aspettatevi... Oh, l'ho visto. Aspettatevi un video veramente epico. Dove stai andando, amico mio?
Allora, tu amico mio, sei un rincoglionito. Perché sei venuto qui mentre io ti stavo inseguendo? Allora, mi viene voglia di liberarlo, perché poverino, se non ha speranza. Ok ragazzi, siamo qui in un'altra partita. Spero che i tizi siano leggermente più bravi rispetto a quelli di prima, perché porca miseria, facevano schifo. Anzi, uno di loro ha anche quittato. Mi dispiace, ok, è impossibile fare... Ma che cosa stai facendo tu? Perché stai correndo in mezzo alla mappa? Spiegami. Allora ragazzi, va bene che c'è il free weekend, però porca miseria, non è possibile trovare sti ritardati. Ma che cavolo stai facendo, amico mio? Guarda, io per rispetto vostro non vi campero, perché porca troia, se vi camperassi sarebbe proprio la fine del mondo. Io vi lascio giusto una trappola qui, così almeno poi me ne vado in giro. E ok, ok, probabilmente questi qua non salveranno neanche questa poverissima donna, perché saranno sicuramente altruisti quanto una zuppa di patate. Perché poi una zuppa di patate, io non ho mai visto una zuppa di patate, onestamente, non so voi. Ok, allora intanto io me ne vado in giro, perché tanto non ho niente da fare. Ok, e si chiama Lupino99, un po' mi dispiace per questo Lupino. Quindi ragazzi, in caso vi piacesse il gioco, mi raccomando, scaricatelo, perché è un gioco veramente bello, soprattutto con gli amici. E c'è qualcuno nel frattempo. Vedete questo? Oh, hanno attivato la trappola, che fanculo, tanto adesso lo raggiungerò. Avete visto questo totem rosso? Cioè totem infuocato, non rosso, ecco. Quel totem lì, ragazzi, è un totem che, in caso venisse distrutto da un survivor, mi potrebbe disattivare il mio perk, diciamo quello rosso che vedete. Perché i perk della strega possono essere annullati in caso venga distrutto quel totem lì. E quindi è molto importante difenderlo. Quella è una, diciamo, cosa che ha una caratteristica della strega. Allora, c'è qualche povero sfigato nei dintorni, perché hanno attivato le trappole. Poveraccio, il tizio si deve essere cacato in mano, perché è scappato via alla velocità della luce, porca troia. Ok, penso che questo Dwight non abbia capito che cosa sia successo. Allora, questo ragazzi è un episodio a cazzo di cane, perché... Ma sono tutti qui, che cosa succede? What the fuck? Cioè, sono stati altruisti. Sono stati tantissimo altruisti, porca miseria. E dove è andata quella tizia? So che c'è un tizio sdraiato per terra, ma... Ok. Sì, sì. Sì, sì, fa quello che vuoi. Ok, abbiamo vinto. Oddio, mi sono teletrasportato al posto di rafferrarla. Abbiamo vinto anche questa partita. Ok, ok, allora facciamo così. Io farò tante partite, cioè ne farò altre, perché se faccio il survivor sono sicuro al 100% che troverò un nabbo di merda. E quindi, anzi, dei nabbi di merda. E quindi io mi incazzerei, perché la pazienza di Dav, ragazzi, è alta quanto un nano. Cioè non vuol dire niente quello che ho detto, volevo solo fare una battuta simpatica, ma è sfociata nel no sense. Comunque stavo dicendo, io sono un ragazzo che ha zero pazienza, perché quando vedo dei compagni di squadra veramente di merda mi viene voglia di tagliarmi le palle, perché non è possibile che li trovo sempre io. Ok, però come ho già detto, sti poveracci sono un po' giustificati. Allora ragazzi, adesso non vedo l'ora di far uscire questo video, perché voglio assolutamente vedere i vostri feedback, perché abbiamo quasi raggiunto i 600 iscritti, che è un bellissimo, anzi un bellissimo traguardo. E mi piacerebbe veramente tanto, diciamo, che ci fosse magari un po' più di interazione tra di noi. Magari sarebbe figo se iniziassi, come ho già detto, a fare delle live dove voi commentate in diretta, oppure giochiamo anche insieme, perché secondo me sarebbe veramente figo. E sto progettando, ragazzi, dei video in coop con altri youtuber, soprattutto sulla PlayStation. Quindi a breve, ragazzi, vedete anche dei video non da soli, ma anche in compagnia. Ok ragazzi, terza e ultima partita di oggi. Spero che almeno questa partita troveremo qualche tizio non ritardato. E ovviamente sono in tre, perché nessuno riesce a giocare in quattro. Fuck yeah. Vabbè ragazzi, sono sempre in tre. Mi dispiace per loro, ma ovviamente non è che posso dire fanculo, li lascio farmare, perché anch'io ho bisogno di punti. Quindi mi dispiace per Roy, Tati e Gino, perché verranno brutalmente uccisi. A meno che non siano dei pro della Madonna, che magari abbiamo finalmente trovato un po' di sfida, perché le scorse partite sono state leggermente un po' ridicole.
Ok, ho visto anche un tizio che corre. Ehi, Jake! Ah no, è Dwight, mi sembrava Jake, pensa a te. Io eri qui, bastardo. Ah, è vero, ragazzi, avete presente la partita di prima, quella lì dove erano in tre? Ecco, non ho neanche preso il Pip per salire di grado, quindi fanculo. E sto tizio qua è subito morto. Madonna l'ignoranza di queste persone. Quindi, più che altro questo, più che un video, è un video molto avvincente, più un vlog dove parlo, perché porca puttana, non stiamo facendo niente. Allora, io come al solito metto le trappole perché... Diciamo, non ho intenzione di camperare. Magari faccio cagare in mano qualche povero sfigato perché non conosce le abilità della strega. Anzi, magari non conosceva neanche la sua esistenza. Potrebbe essere perché uno che scarica un gioco per provarlo, magari non conosce al pieno tutte le sue caratteristiche. Un po' noi ai tempi quando l'unico mostro che c'era era il Trapper. Allora, ragazzi, andiamo un po' in giro. Probabilmente qualcuno lo andrà a salvare. E sento rumori? No, sono solamente io che sono un pirla che sento voci. Ok. Ok. Oddio, l'ho mancato. Ok. Questo Dwight, ragazzi, è poverino, è ritardato perché ha appena scaricato il gioco. Infatti, vedete come si incastra tra i muri. E io sto perdendo l'abilità nel parlare l'italiano perché le mie conoscenze lessicali si stanno piano piano diminuendo. Infatti. Più registro e più divento stupido praticamente. Va bene, allora. C'è una nera che ha provato a salvare quel tizio. Quindi probabilmente sarà ancora nei dintorni per risalvarlo. Quindi controlliamo tutti gli angoli. A meno che quel tizio. Allora. Ti stavo elogiando perché stavo dicendo. Sei un bravo player visto che salvi gli altri. E poi mi cadi così camperando dietro un uncino. Ma che pirla che sei. Vabbè, no, no, non andare in questa zona, amica mia. Ok. Ah, mi sa che vuole andare a salvarlo, è possibile? Vai a salvare Roy, amica mia. Ok. Ah! Ok, ho fatto un verso che in natura non è umano. E perfetto. Prendiamo questa povera ragazza che si chiama Tati. Invece Gino, ragazzi, non so dove sia finito, visto che non ha fatto né un generatore, non ha fatto casino, non ha fatto una mazza. Ok, adesso scoprite che Gino è un hacker, quindi lui sta volando e magari tipo ci sta osservando dal cielo. Adesso controlleremo, non si sa mai che sta cosa sia vera. Ok, mettiamo qualche trappola in giro giusto per cagare del cazzo. Anzi, mettiamone solo uno perché tanto non penso neanche che Gino verrà a salvarlo. E ok, mettiamo qualche trappola anche negli altri generatori, così in caso Gino facesse la sua enorme comparsa, diciamo, me ne accorgerò. E ho scoperto che, vedete questo albero qua, io un tempo... Questo albero qua lo chiamavo l'albero dei maiali. In realtà quelli sono tori. Giusto per essere più puntigliosi, visto che Cesco e Karim e gli altri mi hanno detto: ah, quelli non sono maiali, sono dei fottutissimi tori. Io, ok, stai calmo e. Perfetto. Allora, questo povero Gino, che poi non si chiama neanche Gino. Oh! Attivato la mia trappola. C'è qualcuno? Ok, Gino era qui. Quindi almeno sappiamo che si sta muovendo. Allora. Dove può essere andato il nostro amico Gino? Allora, è sicuramente nei dintorni perché proverà a salvarla. Ed è morto. Ok, piano, piano C. Gino, vieni qui. Ed è anche una Nia. Ok, sì che Nia tanto è un personaggio aggiunto con un DLC gratuito, quindi possono averlo tutti. E prima nella lobby avevo addirittura trovato una Lowry, quindi ho detto, finalmente abbiamo trovato dei player normali. E invece non è così, perché sono dei nabi incredibili. Quindi ragazzi, da domani riprenderanno tutti i video normalmente, quindi un video al giorno, state tranquilli. Ah, ragazzi, prima di concludere questo episodio, adesso a fine episodio vi devo fare una piccola richiesta e adesso voi che dovete rispondere. Quindi nei commenti probabilmente troverete o un link o forse nei commenti troverete magari dei punti da scegliere, ma comunque vi spiegherò meglio a fine episodio. Allora, quindi questo tizio qua, poverino, è stato ucciso, anche questo. Abbiamo fatto un'altra vittoria perfetta. Un po' mi dispiace per questi poveri sfigati, però onestamente non posso farci niente. Quindi noi posizioniamo un po' di trappole in giro, giusto per fare dei punti extra, visto che questa creatura qua fa veramente tanti punti con le trappole, ma sfortunatamente ne hanno attivate poche perché sono altruisti quanto una fagiana.
Ok ragazzi, abbiamo finalmente completato le tre partite, quindi adesso per prima cosa potenzieremo un po' il nostro personaggio perché vorrei portarlo circa al livello 30, perché così almeno potrei avere anche i perk trasferibili di questa creatura, che secondo me sarebbe abbastanza figo, ma soprattutto potenzio la strega perché voglio avere 4 slot disponibili nel suo, diciamo, equipaggiamento. Quindi abbiamo già sprecato praticamente tutti i punti per fare un livello solo, porca troia. E ok, livello 21, dai almeno quello. E vediamo un po', abbiamo trovato Sussurro Amaro, diciamo un perk che non mi serve a tanto, però sempre meglio averlo che no. Ok, prendiamo un reagente, poi prendiamo una scatola, anzi non possiamo neanche, abbiamo finito i punti, anzi mi compro giusto una corona per finirla. Ok ragazzi, allora, spero che questo video vi sia piaciuto, però prima di concluderlo vorrei chiedervi due cose. Allora, nei commenti ragazzi vorrei che mi scriveste, visto che molti di voi guardano questo video, magari lo ricevono più persone, vorrei che mi scriveste una serie da fare, perché mi spiego, non ho più serie attive sul canale, visto che ho concluso Outlast, e vorrei farne un'altra, quindi nei commenti ragazzi consigliatemi una bellissima serie da portare, qualsiasi genere, horror, avventura e così via. Io non vi do dei limiti, quindi non vi dico magari scegliete tra Bioshock Infinite e Bioshock 2, facciamo finta ho detto due giochi a cazzo di cane perché sono i primi che mi sono venuti in mente, ma consigliatemi dei giochi molto divertenti, anche vecchi magari come Dragon's Dogma, Skyrim e così via. E niente ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.